Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Sorelle e fratelli carissimi, questa domenica, festa della Santissima Trinità, la buona novella vi raggiunge dalla chiesa dedicata alla Santissima Trinità in contrada Villa Andreoli, in periferia di Lanciano. Questa domenica insieme con me vedete anche una coppia, una famiglia, perché la famiglia, come diceva Don Tonino Bello, è l'agenzia periferica della Santissima Trinità. È il luogo più bello dal punto di vista umano in cui si manifesta l'identità della Trinità, la relazione e nello stesso tempo la distinzione, l'unità e la pluralità delle persone. La Trinità, infatti, non è un codice a barre, nemmeno un codice fiscale, non è un teorema di matematica particolarmente difficile, come si fa ad essere uno e contemporaneamente tre. La Trinità è la migliore delle famiglie, come diceva un teologo di qualche tempo fa. La Trinità è la più perfetta comunione, che entra in comunicazione donando se stessa, mettendosi in gioco, il Padre verso il Figlio verso il Padre, e come frutto genera lo Spirito Santo, che è la vita stessa di Dio, che è l'amore che viene donato anche a ciascuno di noi. Questa parola Trinità non è contenuta nella Sacra Scrittura, ma nella Sacra Scrittura c'è ciò che questa parola Trinità esprime, ciò che questa parola contiene. Infatti, da quando l'uomo è presente sulla terra, sempre ha avuto bisogno di riferirsi a un Dio, dalle generazioni più antiche a quelle più moderne. Dio è stato sempre presente, è stato chiamato nei modi più diversi, è stato manifestato nelle modalità più diverse, ma sempre l'uomo si è fatto un'idea di Dio. A volte questa idea era un'idea bella, più spesso questa idea era un'idea brutta. Gesù è venuto a rivelarci il vero volto di Dio. L'uomo nell'antichità ha pensato di far coincidere Dio con l'universo stesso, in una sorta di panteismo di cui l'uomo fa parte insieme con tutti gli esseri viventi, con tutta la creazione. E poi nell'antichità classica i greci, i romani hanno rappresentato gli dèi con le caratteristiche positive e negative degli uomini, portate all'ennesima potenza. Nel bene erano i migliori gli dèi, nel male erano i peggiori. In alcune religioni il Dio che l'uomo aveva immaginato era distante dall'uomo stesso, osservava dall'alto ciò che l'uomo faceva. In altre religioni, come per esempio nella religione ebraica, Dio si manifesta al popolo, si avvicina al popolo e fa sapere al popolo chi lui è. Sul monte Sinai Dio dice a Mosè: il Dio eterno, misericordioso, pietoso, lento all'ira, grande nell'amore, io sono per te. E quindi gli ebrei avevano questa vicinanza di Dio che faceva parte della loro storia. Dio li guidava, Dio li proteggeva, Dio li benediceva. Nella pienezza del tempo, Dio manda suo Figlio. Gesù di Nazaret ci presenta il vero volto di Dio e ce lo presenta in un modo che noi non avremmo mai potuto immaginare,
così come ci presenta un Dio che mai avremmo pensato. Dio viene presentato da Gesù in modo particolare sulla croce. Lì Gesù ha glorificato Dio, ci ha mostrato il vero volto di Dio, un volto di Dio che è Padre, un volto di Dio che è amore, solo amore, che anche di fronte al disprezzo dell'amore, anche di fronte all'uccisione del Figlio di Dio sulla croce, continua a dire all'uomo: io ti amo, io ti voglio bene, nei tuoi confronti voglio manifestare e sempre manifesterò il mio amore assoluto, totale, gratuito, disinteressato. Gesù ci dice che questa è la verità tutta intera, cioè che il senso della vita è una vita donata, una vita offerta per amore, ma ci dice pure che abbiamo bisogno dello Spirito Santo per comprendere tutte queste cose. Voi ora non siete capaci di portarne il peso, dice Gesù ai suoi discepoli, così come fanno i genitori nei confronti dei loro figli, ai quali non dicono sempre tutto immediatamente su ciò che riguarda la vita della famiglia, ma pian piano proporzionano la rivelazione della realtà familiare agli anni, alla capacità di accogliere che i figli hanno, così come fanno gli insegnanti a scuola, i quali non dicono agli alunni immediatamente tutto, ma proporzionano a seconda delle classi e dell'età, della capacità di ricevere le notizie, ciò che devono loro comunicare, così ha fatto Dio con noi. Non perché Gesù non ha avuto il tempo di dircelo, ma perché in quel momento preciso, durante l'ultima cena, con la morte in croce immediatamente alle porte, davvero l'uomo non era in grado di comprendere questa realtà, che ciò che conta è la vita donata, che ciò che rimane è una vita offerta per amore. Perciò lo Spirito Santo ci rivelerà le cose future. Lo Spirito Santo ci farà capire ciò che resta della vita di ciascuno di noi. Non restano i nostri soldi, non resta il nostro sapere, non resta quello che avremo costruito. Prima o poi tutto questo svanirà. Quello che resta è tutto ciò che avremo donato. Quello che resta è l'amore che noi avremo concretizzato nella nostra vita. Perciò Dio non si definisce, Dio si sperimenta, Dio si racconta, e nella Bibbia c'è proprio il racconto di ciò che Dio è attraverso ciò che Dio fa, dalla creazione in avanti. E di questo progetto d'amore e di vita noi facciamo parte da sempre. San Paolo, all'inizio della lettera agli Efesini, ha un inno bellissimo: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha pensati e scelti prima della creazione del mondo e ci ha costituiti come figli adottivi al suo cospetto nella carità, al suo cospetto nell'amore. Noi, immagine e somiglianza di Dio, stiamo bene quando viviamo la relazione, stiamo bene quando amiamo e quando siamo amati. Noi, immagine e somiglianza di Dio, stiamo male quando siamo da soli, stiamo male quando sperimentiamo l'isolamento, quando sperimentiamo che siamo messi da parte, quando sperimentiamo che nessuno ci vuole bene. Nel mondo, attraverso la creazione, ma soprattutto attraverso le persone, la Trinità si fa continuamente presente. Lo ha fatto nell'antichità, con i patriarchi, con i profeti, con i giudici, con i re. Lo ha fatto nella pienezza del tempo con Gesù. Gesù ha affidato agli apostoli e a tutti quanti noi di continuare a manifestare nella storia, nel tempo e nello spazio, la presenza amante di Dio. E lo ha fatto in modo particolare attraverso la famiglia, che, come vi dicevo all'inizio, è davvero l'agenzia periferica della Santissima Trinità. O, come diceva sempre lo stesso Don Tonino Bello, è la convivialità delle differenze. La famiglia è una, ma in essa ognuno è considerato per quello che è.
anche per prepararci al 10° incontro mondiale delle famiglie che ci sarà a Roma, ma poi diffuso in ogni diocesi dal 22 al 26 di giugno, abbiamo pensato proprio che la buona novella potesse concludersi con un piccolo messaggio che ogni volta una famiglia farà. Oggi ci aiutano in questo servizio Fernando e Carmen, che sono una coppia e sono anche i direttori della nostra Caritas diocesana. Passo a loro la parola. Bene. La storia della nostra famiglia coincide con la narrazione della provvidenza. Noi tutti sappiamo che il riferimento alla provvidenza divina trova nella Trinità la sua massima espressione. L'occhio del Dio Trino, quello dentro il noto triangolo, ha scrutato sempre il nostro cuore di famiglia, non per giudicarci, ma per soccorrerci sempre nei nostri bisogni, prima ancora che noi li conoscessimo. Noi siamo stati accolti nel seno della Trinità, ci sentiamo accolti nel seno della Trinità, e questo ci ha spinto a non accontentarci più di un cattolicesimo minimo, invitandoci in modo crescente a non scambiare il coraggio dell'amore con il quieto vivere. L'ultima scena del nostro ormai lungo film ci ha portati a impegnarci, come segno concreto di gratitudine all'amore di Dio, nella Caritas diocesana. Qui ci siamo resi conto, in modo definitivo, qualora non l'avessimo già capito, di essere solo strumenti dell'amore trinitario, dove noi non possiamo dare nulla di nostra proprietà, se non vivere il messaggio evangelico verso le persone che incontriamo, null'altro. Grazie. Ecco, concludo dicendo che insieme con le famiglie, noi sacerdoti, tutta la Chiesa e tutta l'umanità possiamo scrivere, come diceva il titolo di un famoso film, una storia infinita. Una storia infinita d'amore, una storia infinita di vita. E così renderemo presente sempre di più e sempre meglio la Trinità nella vita e nella storia del mondo intero.